Ciao ragazzi, sono scoccate le 20:00 ed è ufficialmente concluso il calciomercato della Juventus. Questa è la rosa, questi sono i giocatori, ora andremo a vedere nel dettaglio e andremo a dare il primo voto, il primo pagellone definitivo a quello che è stato il calciomercato estivo della Juventus 2021-2022. Tanto ve lo chiedo subito, vi è piaciuto? Siete stati soddisfatti? Vi aspettavate una roba del genere? Vi aspettavate di più? Vi aspettavate di meno? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e ovviamente poi andate a scrivere quello che è il vostro voto definitivo. Io un numero in testa ce l'ho, però credo che sia anche brutto buttarvelo lì e dirvi per me questo è il voto della Juve. A me piace sempre contestualizzare le cose, spiegarvi le motivazioni che mi hanno portato a questa tipologia di pensiero e per la prima volta vi dico che mi ritrovo a dover criticare in maniera dura l'operato juventino, ma non mi limiterò a questo, vi andrò a spiegare il perché dico questo e perché invece sotto un punto di vista molto lontano posso capire l'opinione di alcuni tifosi che invece possono essersi definiti soddisfatti. Mettetevi comodi, un mi piace come sempre a questo video che, spoiler, sarà soltanto il primo di una coppia, il secondo uscirà domani e andremo più nel dettaglio, sarà un video molto molto articolato, quindi mettetevi comodi perché quello di domani sarà veramente una bomba. Oggi invece sarà un po' più tranquillo, sarà incentrato appunto sulla valutazione al mercato della Juventus. E vi chiedo di scaricare OneFootball, perché è vero che è finito il calciomercato, ma non finisce qua, la Juventus ha appena iniziato la stagione male e non vediamo l'ora di provare a scendere in campo nuovamente per cercare di recuperare alcuni punti che abbiamo perso ultimamente per strada. Quindi OneFootball per tutti gli aggiornamenti, anche chiave nazionale, dato che sappiamo che con i sudamericani ci sarà un po' di problema per fare la formazione contro il Napoli. Allora, per dare una valutazione intanto bisogna capire che cosa è stato fatto. Quindi queste sono gli acquisti e le cessioni ufficiali della Juventus in questo calciomercato 2021-2022. Quindi Perin, De Sciglio, Pellegrini, Rugani, Locatelli, Kai Jorge, Ken sono gli acquisti, i giocatori che sono entrati fisicamente nella rosa della Juve. In realtà possiamo aggiungere anche Yattaren, che è stato acquistato ieri dal PSV Eindhoven e oggi girato in prestito alla Sampdoria. Ok, però fisicamente questo acquisto in questo momento storico per la Juventus importa poco, poiché il giocatore appunto giocherà a Genova e che quindi non sarà presente nella rosa della Juve. Invece le cessioni sono state Buffon, Demiral, Frabotta, Piazza e Ronaldo. Quindi diciamo che Piazza l'anno scorso non era nella rosa della Juventus, bene o male la Juve dell'anno scorso perde Buffon, Demiral, Frabotta e Ronaldo. Quattro giocatori. Con chi vengano sostituiti? Beh, Buffon con Perin, Frabotta con De Sciglio e Luca Pellegrini, Demiral con Rugani, Ronaldo con Caio Jorge e Moise Kean. Questo dice il mercato, non lo dico io. Poi in aggiunta la Juventus va ad acquistare Manuel Locatelli in un ruolo, il centrocampo, in una posizione di campo dove c'era la mentre semana nei capelli l'anno scorso, quest'anno non è migliorato troppo il discorso, c'è un leggero miglioramento, ma quello lo faremo dopo, il discorso che andremo a fare quando vedremo proprio graficamente tutta la rosa completa. Capite bene che Buffon Perin porta anche solo a livello di spogliatoio, Buffon è una cosa, Perin è un'altra, no? Anche solo per le parole, per la gestione. Poi Perin è un buon portiere, secondo me non sarà titolare della Juve in questa stagione, qualcosina probabilmente hai perso anche perché l'anno scorso Buffon ha fatto veramente una grande stagione, un'ottima stagione, poi è ovvio che è giusto guardare avanti e che quindi Buffon a una certa età bisogna andare a prendere dei portieri più giovani, nessun tipo di problema. Lo sapevamo però, la Juventus sin da subito ci aveva detto occhio perché da quest'anno cambia la roba, perché se io ho già un secondo portiere non vado sul mercato, ne prendo un altro e poi mi disfo del portiere. Se arriva un'offerta per Perin parte e poi eventualmente ragioneremo un secondo, se arriva un'offerta per Rugani parte e poi eventualmente ragioneremo, quindi prima vendere poi acquistare. Questo è stato il mantra della Juventus. Perché? Perché la Juve in questo momento aveva una rosa troppo lunga, c'erano degli esuberi, l'unico vero colpo di mercato nella testa della Juventus era Manuel Locatelli, è stato preso e poi c'è stato il discorso legato a Cristiano Ronaldo che ha complicato un po' il tutto, no? Ancora una volta, sugli esterni, Frabotta non è niente di che, De Sciglio e Luca Pellegrini, ok? Metti un vice Alessandro che era doveroso l'anno scorso, ne metti addirittura due, siamo passati da non avere riserve di Alessandro ad avere un'infinità.
invece quello più importante è stato fatto davanti, dove esce il capocannoniere dell'ultima Serie A e il capocannoniere degli ultimi europei, ed entrano due giocatori molto molto giovani, nati nel nuovo millennio, che sono una vera e propria scommessa da parte della Juve. L'anno scorso la mia idea era molto chiara. Serve un vice Alessandro, una quarta punta e due centrocampisti di qualità. Queste erano le mie linee guida per il mercato della Juventus e lì sarei stato soddisfatto. Il vice Alessandro è arrivato, la quarta punta è arrivata. A centrocampo ne è arrivato soltanto uno dei due. Emanuele Locatelli da solo difficilmente risolverà i problemi di un reparto completamente sottolivellato rispetto alle lighe europee e forse anche all'interno della stessa Serie A. La quarta punta, Kyorgi, è arrivata, ma non sapevamo che sarebbe partito quello che è la prima punta, quello che in termini di gol da 3 anni a questa parte, sopra tutti gli altri nella rosa della Juventus. Ed è vero che in così poco tempo era difficile fare qualcosa di straordinario, ma il solo Moise Kean secondo me è troppo poco. Poi ve lo torno a dire, Moise Kean non è l'erede di Cristiano Ronaldo e non può esserlo. Se dobbiamo individuare un erede di Cristiano Ronaldo, quel ruolo secondo me è di Federico Chiesa. Se dobbiamo individuare un erede di Cristiano Ronaldo sotto il profilo dei piazzati e dei gol, quello è Paulo Dybala. Quindi pretendo da Dybala e Chiesa un level up, uno step successivo in fase di realizzazione e di trascinare il gruppo. Ho veramente voglia di vederli responsabilizzati sotto questo punto di vista. Non c'è più Cristiano Ronaldo che ci risolve le cose, ora devono farli altri giocatori. Io guardo questo mercato, guardo quello che abbiamo acquistato, quello che abbiamo venduto, e ve lo dico sinceramente, secondo me la rosa è più scarsa rispetto all'anno scorso. La rosa di giocatori è più lunga, l'abbiamo allungata, ok? Ma con della mediocrità, perché ripeto, a centrocampo sì, c'è un giocatore in più, però il centrocampo rimane mediocre, per quanto Locatelli sia un acquisto che condivido al 100%. In difesa abbiamo peggiorato, abbiamo allungato in mediocrità, ma peggiorato qualitativamente. Davanti abbiamo allungato, ma peggiorato qualitativamente. Quindi in tutti i reparti abbiamo allungato, sì, ma soltanto a centrocampo c'è qualcosa in più. In tutti gli altri qualcosa hai perso. E ve lo dico proprio tranquillamente, secondo me la cessione, la partenza di Cristiano Ronaldo, invece che liberarci da alcuni problemi, ci ha messo più in difficoltà, perché Cristiano Ronaldo era quel nascondere la polvere sotto il tappeto che con qualsiasi pallone buttato in mezzo sapevi che c'era uno che era in grado di risolvere in qualsiasi momento, e quindi tanti negli anni precedenti si sono adagiati. Non è un caso che da quando Ronaldo alla Juventus solo lui e Chiesa nella fase di eliminazione diretta alla Champions League sono risultati decisivi. Segno che tutti gli altri si erano un po' adagiati o giocavano in funzione di Cristiano Ronaldo. Ora però è necessario che queste persone che magari si erano sedute negli anni diano poi qualcosa in più. Possono darlo? Non possono darlo? Mi auguro vivamente di sì. Quindi ribadisco, a me da tifoso importa poco che la Juventus abbia risparmiato 60-80 milioni di euro per Cristiano Ronaldo in questa stagione. Non mi esalterò e non esulterò mai al gol di 60, 70, 80 milioni di euro risparmiati. Se dobbiamo fare un'analisi a livello economica, è un discorso, non te la posso fare io perché da tifoso voglio esultare. Se la Juventus vende Ronaldo e mi compra Ken e un centrocampista ottimo, quindi va a colmarmi con la lacuna, da tifoso sono contento. È successo? No. Quindi non sono soddisfatto di vedere una rosa più scarsa rispetto a quella dell'anno scorso. È vero che in panchina qualcosa è migliorato. Non lo dico io, lo dice la società. E basta fare un'analisi degli ultimi anni, perché nessun giocatore che avevi acquistato andava oltre i 5 milioni di stipendio, una roba del genere. Max Allegri viene ricompensato con 7 milioni di euro all'anno per 4 anni almeno di contratto. Quindi la Juventus ha deciso che il top player è in panchina. Allegri riuscirà in questa cosa? Mi auguro di sì. Vedo delle difficoltà, non solo per colpa sua, ovviamente, ma Allegri dovrà metterci del suo e dimostrare che quell'investimento su di lui è giusto. Perché ribadisco, in questo momento la Juventus sta puntando, non dico tutto, ma tanto su Massimiliano Allegri e la crescita dei giovani di questa squadra. Perché ribadisco, c'è da fare una distinzione, va contestualizzato questo voto. Perché il voto, ora ve lo dico, per quanto mi riguarda, è un 4,5 secco nell'immediato.
come ripeto ancora una volta, la squadra è più scarsa rispetto all'anno scorso. Dobbiamo ridimensionarci, dobbiamo abbassare le nostre aspettative. Questo è, io parto dal presupposto che quest'anno sarà complicato, sarà difficile. E mi darebbe anche fastidio sentire da parte della dirigenza della Juventus siamo contenti perché abbiamo migliorato la rosa, siamo competitivi in tutte le competizioni. Perché per me, secondo me, puramente personale, è palesemente falso. È falso, perché è una rosa minore a livello qualitativo rispetto all'anno scorso. Perché non hai risolto il problema del centrocampo, perché non hai ceduto gli esuberi, perché non hai sostituito adeguatamente Cristiano Ronaldo, cosa difficile da fare, ma almeno a livello numerico e andando in un'altra direzione, quindi spostandoti al centrocampo, un tentativo andava fatto. Andava fatto. Poi è da inizio anno che sappiamo che Ramsey, per dire, è l'identikit perfetto del giocatore in uscita. Ramsey è qua, è a Torino, non sei riuscito a venderlo. Insomma, ci sono tante cose che mi fanno dire questo mercato è da 4,5. Poi, se vogliamo parlare di un mercato lungimirante, del mercato del domani, del mercato delle possibilità, del mercato in cui i giovani che hai acquistato possono esplodere, beh, allora è ovvio che è stato effettivamente un mercato lungimirante, tranne sul discorso Lugani di Miral, in porta sei più giovane, a centrocampo hai acquistato un profilo giovane, in attacco sei più giovane, hai preso due nati oltre il 2000, dando via uno che è dell'85, porta ha dato via Buffone, hai preso uno del 92, è ovvio che lì il voto è alto. Se dobbiamo ragionare solo su svecchiare la rosa, allora sì, abbiamo lavorato bene. Anche Yatteran lì, il famoso giocatore che è andato alla Samp, e mi auguro che sia un buon giocatore, è un giocatore giovane. Tutti i giocatori acquistati dalla Juventus nelle ultime due sessioni di mercato sono giocatori giovani. Per ora forse siamo all'opposto. Se qualche anno fa ci lamentavamo di una rosa con tanti over 30, in questo momento di over 30 ce ne sono pochi. Ci sono alcuni trentenni di over 30 abbondanti, mi vengono in mente Chiellini, Bonucci e Cuadrado, e basta, perché bene o male poi si avvicinano Szczęsny, Alexandro e Ramsey, e tutti gli altri sono sotto i 30. Quindi una rosa giovane, molto giovane. Dovrò fare la media, penso intorno ai 26 anni e mezzo d'età. E non è facile, perché i giocatori giovani, per migliorare, ok, e per diventare più forti, hanno il dovere e il diritto di sbagliare. E una rosa così giovane, per forza di cose, si porta dietro tanti errori. E tanti errori si traducono in keep calm con l'ambizione. A me va benissimo se domani mi dichiarano, guarda, col mercato che abbiamo fatto, la rosa che abbiamo fatto e un allenatore come Allegri in panchina, il nostro obiettivo stagionale è cercare di qualificarsi alla Champions, e se entriamo nella lotta a scudetto e c'è la possibilità di vincerlo, siamo tranquilli. Ora magari è troppo presto per dichiarare questa cosa, e in queste due settimane in cui non ci sarà la Juventus e ci sarà la pausa nazionali, cercherò di capire effettivamente, secondo me, la Juventus in che direzione andrà. Credo che sarà questa. Con una rosa del genere e di giocatori così giovani e di rivoluzione, in cui veramente a centrocampo ti manca qualcosa, come punta, un attaccante, un finalizzatore, ti manca qualcosa, per quanto mi riguarda, la Juventus, se entra nelle prime quattro posizioni, ha fatto una buona stagione. Perché ci sono troppi dubbi, per quanto mi riguarda, nella costruzione di questa rosa, nel livello generale di questa rosa, e nella mediocrità generale che aleggia nei confronti di questi 25 giocatori. Eccoli qua, 3 portieri, 8 difensori, 6 centrocampisti, 7 attaccanti. Riassunto? Rosa lunga e mediocre, in cui hai dei buonissimi giocatori, alcuni ottimi giocatori, anche giocatori che nel domani sicuramente saranno importanti. De Ligt, Chiesa, Dybala che deve confermare, perché inizia a essere anche lui anzianotto, se io ne ho 29 lui ne ha 28. Dei giocatori come Chiellini, Bonucci e Cuadrado, appunto, che vanno verso la fine della carriera, e tutti gli altri che devono esplodere, o altri come Locatelli e Ken che devono far valere l'investimento che la Juventus ha fatto su di loro. Perché in questo momento, in cui non c'erano soldi, la Juventus investe quasi 80 milioni di euro tra Locatelli, Ken e Caio Jorge. E devono far vedere che quell'investimento su di loro è stato azzeccato, che possono stare nella Juve e che si meritano la Juventus. Questo solo il campo ce lo potrà dire. Ovvio che è giusto andare in quella direzione lì, è giusto comprare questi giocatori, però secondo me si è fatto poco. La rosa della Juventus è incompleta a livello qualitativo,
e ultra abbondante a livello numerico. Questa è la mia valutazione ed è per quello che vi ripeto, il voto, il 4,5, è perché nell'immediato, secondo me, la rosa della Juventus non è adatta a quello che i tifosi della Juventus si aspettano dopo tutti questi anni. Attenzione però, perché questo è il momento più delicato in assoluto. Questo è il momento in cui si apre un ciclo, che era iniziato l'anno scorso, con quella mezza rivoluzione, ma che si apre ufficialmente con il ritorno di Allegri. Ed è un processo lento, perché con i giovani devi sbagliare. Se non hai pazienza di aspettare i giovani, non lavorare con i giovani. Infatti il discorso che si era fatto qualche giorno fa su una possibile cessione di Kulusevski mi aveva mandato fuori di testa, perché se tu vai a investire 40 milioni di euro su un classe 2000 non puoi bocciarmelo dopo una sola stagione. Non puoi, perché significa che hai completamente sbagliato l'approccio con i giovani. Stessa cosa per McKennie, si voleva vendere dopo una sola stagione, e allora non investire 30 milioni di euro su McKennie. Investimi su Pjanic a questo punto. Ripeto, io non avrei voluto Pjanic, almeno fino alla cessione di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, come vi dicevo prima, era nascondere la polvere sotto il tappeto. Ora tanti limiti sono venuti fuori. Se non riesci più a risolverla con il colpo del campione, dovresti mettere qualità a centrocampo. E a 4 giorni dal termine, anche uno come Miralem Pjanic, che non avrei mai ripreso, mi sarebbe andato bene. Perché? Perché Miralem Pjanic all'interno di un centrocampo come questo, lo torno a ribadire, è mediocre, secondo me, è il secondo barra terzo miglior centrocampista che puoi avere. Beh, questa è la mia opinione, Pjanic non è arrivato, non mi strapperò i capelli, non piangerò tutte le mie lacrime, ma poteva dare qualcosa in più che in questo momento in questo centrocampo probabilmente manca. E se arriviamo al 31 d'agosto a dire che probabilmente Pjanic a livello tecnico poteva starci, dobbiamo capire quanto davvero questa rosa probabilmente non è competitiva. Ora, io molto velocemente ho provato a buttare giù queste due formazioni, no? Che sono un'ipotetica titolare e un'ipotetica di riserve, titolare e riserve, no? Con i 25. Non credo che saranno questi alla fine i gradi, non credo nemmeno che saranno queste le posizioni, quindi non ditemi, ma secondo me Chiesa dovrebbe giocare a destra, questo dovrebbe giocare a sinistra. Nella prima, quella dei titolari, ho messo una squadra logica, ok? Ho buttato giù una squadra che potrebbe essere uno stampo interessante. Ma ci sono dei giocatori, nelle riserve, dall'altra parte, che potrebbero benissimo rubare il posto ai titolari. Quindi non ditemi no, però secondo me dovrebbe giocare questo, dovrebbe giocare quell'altro. Perché il 4-2-3-1? Perché secondo me è la base di partenza. Se hai tanta mediocrità a centrocampo, giochi con un centrocampista in meno e cerchi di esaltare le qualità di Dybala, che si trova benissimo in un modulo del genere. In questi giorni ci penserò meglio, vi porterò più dettagli su quelle che potrebbero essere le Juventus di Massimiliano Allegri e la miglior formazione possibile con gli uomini a disposizione, e attenzione perché non escludo nemmeno la possibilità di un passaggio alla difesa 3. Quindi niente ragazzi, concludiamo qua questo video, lo ribadisco, il calciomercato di quest'anno non mi ha entusiasmato, non mi ha scaldato il cuore, io da tifoso penso di avere il diritto di sognare, sapevo che sarebbe stato un calciomercato non di alto livello, ma la cessione di Cristiano Ronaldo a così poco dal termine e anche a livello economico così basso come valore del cartellino guadagnato, un po' di dubbi me li hanno messi, e a livello proprio di livello, a livello di livello suona malissimo, ma come livello di squadra secondo me abbiamo qualche problema. Poi spero di sbagliarmi, spero che la mia previsione sia completamente errata, che questa squadra possa esplodere, che i tanti giovani possano trovarsi immediatamente a loro agio nel progetto Juve, anzi qualcuno possa prendere in mano la Juventus perché ora si sente il futuro della Juve, ma non è così facile. Ribadisco, con i giovani bisogna aspettare, bisogna avere pazienza, bisogna essere consapevoli che ci saranno errori. Badate bene, mi fa malissimo dirvi che secondo me questa squadra deve concentrarsi sulla qualifica alla Champions. Credo però che ci faccia anche meno male partire dal basso per poi vedere cosa succede, perché se partiamo già con l'idea che questa squadra deve vincere lo scudetto e arrivare almeno nelle prime quattro in Europa, quando poi magari c'è una delusione in chiave italiana e in chiave europea, diventa peggio sia per me sia per voi. Ci vediamo domani con l'altro video che sarà bello tosto, più tosto di questo.